il gas va alle stelle e noi rischiamo di finire nelle stalle e con il riscaldamento, diciamo, a mezzo servizio, anche e soprattutto a causa dei costi correlati. Abbiamo però forse qualche piccolo aiuto già in casa. Ve lo spiego con un amico dopo la sigla. D-Daily, il video podcast di D-Day.it. 6 ottobre 2022. Con il caro gas, quando conviene scaldarsi con il condizionatore? Allora, cari amici, come è già accaduto, anche questa volta prendiamo lo spunto da un nostro lettore che ci ha mandato a Dillo a D-Day un suo vocale al numero che ricordo e che poi mettiamo in sovraimpressione, che è 34000002266, vocali via WhatsApp, via Telegram o via Signal, nessun problema, oppure anche dei video. Lo facciamo con un amico che saluto, è Marco Bandera, sales director della divisione diciamo air conditioning, aria condizionata di Hisense, che benvenuto Marco innanzitutto. Grazie Gianfranco, buongiorno a te e buongiorno a tutti. Ecco, e andiamo come prima cosa ad ascoltare il messaggio del nostro amico. Buongiorno e grazie per l'iniziativa. Volevo chiedere come mai, secondo voi, la maggior parte dei condizionatori, poi magari voi conoscerete delle marche specifiche che non lo fanno, che propongono invece questa funzionalità, non consentono di, la maggior parte non consente di impostare il mezzo grado come temperatura, quindi si passa, non so, da 25 a 26 a 27, non si può passare da 25 e mezzo per 25 e mezzo, 26 e mezzo e così via. E questa sarebbe una funzionalità molto molto interessante, soprattutto dico solo per me, ma anche per i miei amici che mi hanno detto che insomma la stanno ricercando da anni, anche perché per esempio per il sottoscritto impostare 26 gradi significa gelare e invece impostare 27 significa avere caldo, quindi non riesco mai a trovare un equilibrio, e oggigiorno comunque i sensori di temperatura riescono a rilevare anche il millesimo del grado, quindi non si capisce come mai non si possa rilevare lo 0,5, ecco, grazie. Eccoci qua, il nostro amico lettore che purtroppo non si è firmato neanche in vocale, ricordatevi sempre, almeno diteci il vostro nome. Allora, Marco, il nostro amico è sicuramente un utente un po' estremo, nel senso che insomma gelare a 26 gradi e schiattare di caldo a 27 è abbastanza strano, ma effettivamente questa cosa è curiosa, quantomeno curiosa, perché in auto Io ho la regolazione del mezzo grado, forse l'ambiente è più confinato e quindi è più facile determinare la temperatura. Come mai? Ma effettivamente non c'è la regolazione del mezzo grado nei climatizzatori domestici. Guarda Gianfranco, dici proprio bene, nella stragrande maggioranza dei climatizzatori domestici non c'è questo tipo di regolazione, e uno dei vari motivi è proprio quello che tu hai detto, no? La dimensione dell'ambiente che si va a rinfrescare e a riscaldare. Il confronto con l'auto cade proprio a fagiolo in questo senso. Poi è altrettanto vero che ci sono dei sistemi che permettono di regolare fino al mezzo grado anche in ambienti residenziali, utilizzando questi sistemi che tutti noi oggi abbiamo a casa, che non sono comunque dei sistemi professionali, sono dei sistemi per rinfrescare e riscaldare. Quindi questo in termini generali è tutto vero. Poi è altrettanto vero che il vostro lettore parla di sensazione, no? Un conto è la sensazione che noi proviamo sulla pelle e il feeling che abbiamo relativamente a una determinata temperatura, piuttosto che la verità assoluta che ci viene riportata dagli strumenti di misura. Ora, i climatizzatori in ambito residenziale hanno al loro interno dei sistemi di controllo della temperatura abbastanza standard, quindi non riescono a garantire un livello di precisione così elevato fino al mezzo grado. Ecco, diciamo, non è il problema di rilevare la temperatura, quanto poi di gestire una risposta che sia modulata su quel mezzo grado, cioè, perché credo che un termometro digitale oramai misuri, diciamo, con un grado di accuratezza, come diceva il nostro lettore,
molto molto alto, no? Quindi non è il Assolutamente. problema di rilevarla, è il problema poi di restituire un controllo così fine. Di restituire esattamente, perché poi pensiamo a uno split che è installato in un ambiente a 2,30 m, 2,50 m di altezza e quindi fa anche una rilevazione di temperatura là in alto e proprio per una questione fisica l'aria calda tende ad andare verso l'alto e quindi il climatizzatore rileva una temperatura diversa rispetto a quella che c'è nell'ambiente dove poi noi tutti viviamo, quindi dal pavimento fino a 1,60 m, 1,80 m, Ma ci no? sarà poi una compensazione, immagino. Esattamente, i climatizzatori sono già programmati per fare una compensazione che però capisci bene non è mai una compensazione precisa al 100% perché è una compensazione empirica già preimpostata all'interno dell'elettronica del climatizzatore stesso. Però Ecco. parlavi di sistemi che sono anche in grado di regolare il mezzo grado, però sono comandati diversamente, cioè il sensore di temperatura non è sullo split. E quindi là sopra 2,5 metri, sta da un'altra parte in questi sistemi. Esattamente, poi ci sono dei sistemi filari, i classici comandi cablati, quelle centraline che vediamo magari sui muri dei ristoranti o più frequentemente anche degli uffici dove O magari. negli hotel, per esempio. O negli hotel, esattamente. Allora, questi comandi cablati, queste centraline hanno montato lì al loro interno un sensore. È chiaro che lì si fa una rilevazione più precisa perché stiamo parlando di una rilevazione intorno al 1,50 m, al 1,60 m, quindi laddove effettivamente noi siamo. E a quel punto si può fare una regolazione più precisa e quei comandi cablati, nella maggior parte dei casi, hanno la possibilità di gestire la temperatura fino al mezzo grado. Va bene, speriamo così di aver soddisfatto la curiosità del nostro lettore, ma io ne approfitto che ho qui te per cercare di soddisfare invece la curiosità di qualche milione di persone in giro per l'Italia, proprio alle prese col caro gas. E in tanti abbiamo, anch'io, in diverse stanze di casa un classico condizionatore, climatizzatore d'aria, quindi quello con la macchina esterna e lo split interno che fa fresco d'estate e in realtà moltissime di queste macchine fanno anche caldo, che però viene usato poco o quasi mai perché comunque si dice che sia terribilmente più costoso dell'utilizzo del riscaldamento tradizionale. Puoi spiegarci qualcosa di più e se invece possiamo usare queste macchine in maniera tattica per difenderci almeno in parte dal caro bollette? Guarda, Gianfranco, la risposta è assolutamente sì. Poi ovviamente tutto dipende dal costo dell'energia elettrica e al costo del gas a cui tu hai fatto riferimento, che sta veramente raggiungendo livelli molto Tutti e due elevati. stanno In salendo in maniera incredibile, però sì. diciamo che stanno salendo abbastanza parallelamente, anzi il costo dell'elettricità sappiamo è uno dei motivi di polemica, è agganciato a quello del gas. Quindi sale il gas, sale l'energia elettrica, se è salita adesso quella maggior tutela del 60%, 59% nell'ultima determinazione dell'ARERA. E si parla già di una crescita intorno al 70% del metro cubo di gas, quindi più o meno siamo lì. Ma quindi dobbiamo usare solo il gas o possiamo miscelare le due cose per salvarci un po' almeno? Allora, partiamo da un concetto di base molto molto semplice. Se vogliamo riscaldare con l'energia elettrica rispetto a riscaldare con il gas, vince a man bassa, il riscaldamento elettrico. Chiaro che parliamo di Come riscaldamento no, elettrico. vince il riscaldamento elettrico? Cioè, questo è diciamo il contrario di quello che viene normalmente No, in termini di raccontato. risparmio, intendo in termini di risparmio, Cioè, in termini di quindi risparmio, si si risparmia risparmia. usando l'impianto, cioè diciamo il riscaldamento ad aria elettrico? Ti ho perso, è andata via un attimino la comunicazione. Dicevo. Si risparmia utilizzando il climatizzatore rispetto al riscaldamento a gas. Però poi il concetto Beh, ma è questo non molto vasto. è nell'immaginario collettivo, è il contrario.
Allora, diciamo, il concetto è molto ampio, nel senso che andrebbe poi focalizzato con la tipologia di uso che ne vogliamo fare, perché il climatizzatore comunque, io quando mi viene fatta questa domanda faccio sempre un esempio molto allargato, no? Quando io riscaldo utilizzando un sistema a pompa di calore, quindi un climatizzatore a pompa di calore, se consumo 1 euro di denaro riesco ad ottenere in cambio 3 e rotti euro di riscaldamento, e questo è dato in base all'efficienza del climatizzatore, quindi può essere 3, 3,5, 4 euro. Chiaro che non è proprio scientificamente così il Se questo concetto, è il insomma. rapporto, dici, tra calore ottenuto ad aria col climatizzatore e Esatto. calore ottenuto con sistemi tradizionali di caldaia e termosifone o caldaia e pannelli Bravo, radianti. quanto spendo e quanto ottengo? Poi non c'è una relazione chiara effettiva come quella che sto dicendo, questo è proprio per estremizzare il concetto e fare un esempio. Nel caso del riscaldamento a gas, invece, con delle nuove caldaie a condensazione, quindi con delle efficienze molto elevate, quando io spendo 1 euro riesco ad ottenere circa 1 euro di riscaldamento, quindi siamo intorno all'1 a 1 di rapporto, mentre nel caso di un climatizzatore in pompa di calore il rapporto è 1 a 3,5, 1 Ok, a 4, dipende dall'efficienza del ecco, io climatizzatore. non Quindi voglio difendere adesso il riscaldamento, diciamo, a gas, assolutamente, però è anche vero, bisogna riconoscere che in alcune condizioni il comfort termico che viene dato da un riscaldamento magari a bassa temperatura a pannelli radianti oppure anche a termosifoni è forse migliore di quello che si ottiene ad aria, almeno non c'è, comunque non c'è convezione, non c'è ricircolo d'aria, quindi è anche forse più confortevole, no? Questo va riconosciuto. assolutamente sì, infatti quello che dici tu è perfettamente vero, in termini di comfort un pavimento radiante rispetto a uno split, ovviamente in questo caso vince il pavimento radiante. Sono proprio due sistemi di riscaldamento molto diversi tra loro. Il riscaldamento con lo split ad espansione diretta è un riscaldamento molto veloce che scalda velocemente l'aria dell'ambiente e di conseguenza poi nel tempo scalda anche l'ambiente, mentre un riscaldamento radiante o i vecchi caloriferi, ma ovviamente il riscaldamento radiante, in quanto lavora su una superficie molto più ampia, ti offre un livello di comfort decisamente superiore. Il riscaldamento radiante chiaramente scalda l'ambiente, ma lo scalda anche con dei tempi molto diversi rispetto ad uno split. Un esempio che potrebbe essere molto semplice da capire è proprio l'esempio di una stanza che viene utilizzata in maniera sporadica. Ecco, in quella stanza, nel momento in cui io entro, accendo uno split, un climatizzatore, nell'arco di pochi minuti riesco ad ottenere delle ottime temperature all'interno di quell'ambiente. Diversamente, se dovessi accendere un termosifone o un pavimento radiante dentro quell'ambiente, io i primi effetti benefici di riscaldamento li riesco ad ottenere dopo molto tempo. E Si parla quindi, di. quello che si fa normalmente in questi ambienti, si lascia acceso il termosifone sempre, ma in larga parte inutilmente, perché sia Esatto. pronto nel momento in cui devo usare quella stanza, quello studio, certo? Esattamente, esattamente. E questo conviene quindi, potrebbe convenire, questo è, anzi, da quello che mi stai dicendo conviene assolutamente. Decidere di spegnere il termosifone laddove sia sezionabile, ovviamente non tutti gli impianti di riscaldamento purtroppo lo permettono, anzi dovrebbero permetterlo con le valvole termostatiche. Comunque, decide di chiudere e sezionare il riscaldamento tradizionale in quelle stanze usate sporadicamente, laddove ovviamente attrezzate con un climatizzatore ad aria, e usare tatticamente il climatizzatore per riscaldare solo l'ora, le 2 ore, le 3 ore che si usa quella stanza. Poi sappiamo che quando spegniamo il climatizzatore la temperatura scenderà velocemente in relazione anche alle perdite termiche di quell'ambiente, ma comunque siamo stati bene e abbiamo minimizzato la spesa. Probabilmente questa cosa non si faceva prima perché coi costi del gas comunque non così alti si preferiva avere una situazione dove non c'era bisogno di prevedere nulla o di fare azioni particolari. Si entrava nella stanza, la stanza era già calda e quindi tutti contenti. Adesso però che bisogna categoricamente guardare a quella bolletta, forse questa soluzione va ripresa in considerazione. Bisogna superare
questi luoghi comuni, forse che il climatizzatore consuma un sacco e quindi guai a chi lo tocca. Verissimo, Gianfranco, sei stato molto preciso. E come ho detto, è proprio un diverso utilizzo e un diverso approccio che bisogna avere rispetto alle due tipologie di riscaldamento, no? Con pro e contro esattamente in entrambi i casi. Poi il discorso potrebbe veramente essere allargato anche a dove si trova l'abitazione in questione, no? Perché essendo che il climatizzatore, come hai detto tu all'inizio, è fatto da una parte interna e da una parte esterna, le temperature esterne influiscono molto sulla resa del climatizzatore e di conseguenza anche sul consumo del climatizzatore. Come? Cioè, nel senso, prendiamo una casa al nord e una casa al sud, dove esatto. C'è un clima più rigido e dove c'è un clima più mite. Esattamente. Dove ci troviamo nella situazione di maggiore efficienza? Dove la macchina lavora meglio? Allora, sicuramente laddove io ho delle temperature esterne più elevate, il climatizzatore lavora meno, perché ci mette, diciamo, meno a scaldare l'ambiente, perché quando fa uno scambio termico all'esterno trova una temperatura già più elevata e di conseguenza consuma anche meno. Ed è più facile anche arrivare a raggiungere la temperatura desiderata all'interno dell'ambiente. E tanto più che mi aspetto che in una situazione, non so, il centro-sud o comunque con una temperatura mite, magari in una zona costiera, già la stanza sia meno fredda di quanto troverei magari in montagna. Quindi parte da una base comunque di temperatura maggiore, quindi meno da riscaldare. Lavora più facilmente la macchina e quindi, diciamo, il consumo per portare quelle calorie all'interno dell'ambiente sarà un consumo più contenuto. Se mi sposto chiaramente in alta montagna, temperature sotto zero, eccetera, eccetera, forse la macchina fa più fatica. Fa più fatica e quindi lavora per più tempo, consuma di più per raggiungere la temperatura desiderata, perché lo scambio termico all'esterno è diverso. Se io fuori ho 5 gradi piuttosto che 15, perché a 15 gradi in casa comunque fa freddo e bisogna scaldare quegli ambienti, la temperatura esterna mi permette di consumare meno, sia in termini di tempo, perché raggiungo prima la temperatura desiderata all'interno, sia in termini di come dire, efficienza del sistema stesso, perché l'unità esterna sta lavorando a una temperatura molto diversa. 10 gradi per un climatizzatore molti, e quindi riesce a dare un ulteriore aiuto nel salvaguardare il nostro portafoglio. Ok, mi sembra quindi una soluzione ideale per la mezza stagione, mi verrebbe da dire, quindi per tutte quelle situazioni in cui la temperatura esterna non è ancora così bassa, ma bisogna accendere il scaldamento che sappiamo l'accenderemo a norma di legge una settimana dopo quest'anno con la necessità di tenere anche un grado in meno, quindi un aiutino qua e là potrà anche fare bene. Ho un'altra domanda che riguarda la tecnologia inverter. Sappiamo che alcune macchine che sono già nelle case sono inverter, quindi riescono a modulare la loro potenza di emissione in maniera continua, altre macchine non lo sono e quindi vanno on off, si accendono e si spengono e basta. In questo caso ci sono differenze nelle prestazioni di riscaldamento e nei consumi tra le due macchine? Ma guarda, sicuramente sì, diciamo nelle prestazioni ci sono, perché i climatizzatori on-off oramai non sono più immessi sul mercato da diversi anni, no? Quindi si parla di climatizzatori un po' datati, che utilizzano anche dei gas datati e a volte anche oramai fuori norma, e quindi hanno delle performance di un certo tipo, e questo incide anche ovviamente sul consumo del climatizzatore. Il climatizzatore inverter, che oramai è più di 10 anni che sul mercato italiano vengono immessi quasi il 100% di climatizzatori inverter, consentono di risparmiare, perché non hanno delle fasi di accensione e spegnimento dell'elemento principale del consumo, che è il compressore, ma hanno un compressore che varia il suo regime di rotazione e quindi il suo consumo in base alle esigenze che l'utente finale sta chiedendo in termini di temperatura desiderata, no? Quindi
è quasi sempre acceso rispetto a un on-off che si accende e si spegne. In quel caso il compressore è quasi sempre acceso, ma man mano che si avvicina la temperatura ambiente rispetto alla temperatura impostata, inizia a diminuire i propri giri di funzionamento e di conseguenza porta il consumo a qualche centinaio di watt e quindi in maniera totalmente gestibile, non innocua per il portafoglio ovviamente, ma con dei risparmi veramente molto importanti rispetto a un vecchio climatizzatore on-off. Va bene, Marco, ti ringrazio molto, è stato chiarissimo, quindi mi sembra di capire che al di là del primo quesito del nostro lettore, il consiglio sia quello di affrontare questa stagione invernale anche con il telecomando e il climatizzatore in mano e gestendo saggiamente, modulando saggiamente la strategia di riscaldamento tra riscaldamento a gas e riscaldamento elettrico, si possono ottenere grandi risparmi e comunque migliorare il comfort anche in quelle parti di casa che inevitabilmente ci cercherà di tenere spente perché meno abitate o comunque spente in alcune ore del giorno. Ecco, sappiamo che oramai il riscaldamento smart è una pratica comune, i termostati controllati da smartphone sono oramai tantissimi, la possibilità di impostare facilmente i programmi orari è oramai molto diffusa. Certo è che, come hai spiegato correttamente, nell'istante in cui ho un cambio di programma e alle 3 di pomeriggio sono a casa perché quel giorno invece di essere in ufficio sono a casa e il riscaldamento era spento, ora che si riscalda semplicemente accendendolo, quello a gas tradizionale, probabilmente morirò di freddo per tutto il pomeriggio, quindi conviene a quel punto lasciare il programma dell'impostazione termica così com'è, quella diciamo a gas, e gestire quella fuori programma magari col proprio climatizzatore. Può essere un'idea che non solo ci fa stare meglio, ma ci fa anche risparmiare. Un'ultima domanda, Sì. perché si fa un po' di confusione coi termini. Il termine è pompa di calore. Noi per anni abbiamo chiamato pompa di calore o diciamo climatizzatore con pompa di calore queste macchine di cui abbiamo parlato adesso, quindi gli split o multi-split con la macchina esterna e la macchina interna in grado di erogare sia fresco che caldo. Oggi però si parla tanto di pompe di calore per altri oggetti. Ci spieghi che cosa sono e quali sono le differenze? Velocissimo. Guarda, allora hai detto bene, si è usato spesso un termine improprio, anche se parzialmente corretto, e il mondo del riscaldamento è veramente molto ampio. No? Noi abbiamo parlato di gas, abbiamo parlato di split, ma giustamente hai introdotto un nuovo concetto che sta prendendo sempre più piede in Italia, che sono proprio le pompe di calore. Il climatizzatore quando riscalda sta utilizzando il funzionamento in pompa di calore, ma la pompa di calore invece è una nuova tipologia di prodotto, una nuova frontiera e sono dei prodotti, guarda caso, elettrici, i quali però vengono utilizzati come fonte di riscaldamento primario, quindi in sostituzione totale di un impianto a gas. È Quindi qui si che mi leva la rilascio. caldaia a gas, si mette questa caldaia, diciamo, elettrica, che scalda l'acqua dei termosifoni, in questo in buona sostanza. Però Esattamente, per sì. via Sì, elettrica, non con le resistenze, ecco, tanto per intenderci. è una caldaia, diciamo che comunque ha un'unità esterna, quella dentro non è proprio una caldaia, anche se esteticamente sembra una caldaia, e quindi c'è sempre un'unità esterna, un'unità interna, con anche un dispositivo di accumulo per l'acqua calda sanitaria, quindi per fare la doccia, per avere la classica acqua calda, sanitaria, ma quel dispositivo va a sostituire integralmente l'impianto a gas proprio per quel discorso che ho fatto all'inizio di efficienza e di resa tra quanto costa l'elettricità e quanto mi dà in termini di caldo. Chiaro che questi impianti sono veramente una nuova frontiera e ci sono anche dei forti incentivi da parte della comunità europea per la sostituzione degli impianti a gas con questi nuovi impianti a pompa di Proprio per calore. liberarci, diciamo, da questa dipendenza, forte dipendenza dal gas, probabilmente.
Sì, anche perché il Ed è più sistema efficiente. elettrico è più efficiente e più ecologico perché non immette nulla nell'ambiente. Una volta che il gas refrigerante è all'interno dell'impianto, questo impianto è a sé stante e non ha nessun impatto sull'ambiente, nessuna emissione di sostanze inquinanti nell'ambiente, perché si tratta poi solamente di un'unità esterna e delle, chiamiamole unità interne o delle parti interne che fanno uno scambio di temperatura. Quindi non immettono nessuna sostanza nociva. Ok, grazie mille. Marco, bellissimo intervento, molto interessante, credo che abbia interessato anche i nostri lettori. Ti saluto e mi riprometto di chiamarti la prossima volta che ci servisse qualche risposta in questo ambito. Grazie Grazie a te Gianfranco, sono sempre a disposizione e grazie a tutti i tuoi ascoltatori. Benissimo, se questo di Daily vi è piaciuto, vi è interessato o se vi interessano i nostri video, ricordatevi, sottoscrivi sul nostro canale, cliccate sulla campanella per ricevere tutte le notifiche in modo tale che i prossimi video vi vengano appunto notificati per tempo. Per oggi è tutto, alla prossima puntata di questo podcast che si